Sono delle babbucce da casa che ho fatto l'anno scorso. Se mi ricordo il procedimento, vi farò il tutorial. L'idea è nata dal fatto che quando le pantofole per casa avevo freddo alla pianta del piede e quindi ho pensato di crearmi delle solette imbottite in stoffa da poter mettere all'interno e tenere il piede isolato dal pavimento. E nel tutorial che segue vi andrò a spiegare proprio come le ho realizzate. Le solette sono state create completamente con ciò che avevo in casa, materiali di recupero, e l'imbottitura è un qualche cosa che noi abbiamo tutti quanti. Inoltre, potrebbe essere una valida alternativa in sostituzione alle solette che sono in commercio. Comode perché si possono estrarre e lavare tranquillamente e allo stesso tempo vi tengono isolato il piede dal pavimento. Ho bisogno di avanzi di lana, della stoffa ricavata da magliette in disuso o da altro abbigliamento. Preparate una sagoma che corrisponde alla vostra misura del piede e del filtro K che ci servirà come imbottitura. Io vado ad usare la parte della gamba di una tuta che non viene più utilizzata. Ho tagliato i due pezzi. Li andiamo a sistemare uno sull'altro e andiamo a ricavare dalla nostra sagoma due parti uguali. Ricavate le sagome dalla stoffa, facciamo lo stesso con il filtro K. Per il lato lungo andiamo a piegare il filtro K su se stesso in tre parti uguali. Da questa andremo a ricavare due sagome con lo spessore di 3. Prendiamo le due sagome che abbiamo ricavato dalla stoffa, sono due pezzi per ogni soletta, con il rovescio della stoffa fronte a noi. Prendiamo tre spessori ricavati dal filtro K e lo andiamo a mettere sulla nostra suola di stoffa. Prendiamo l'altro pezzo dritto fronte a noi e andiamo a ricoprire la suola. Andiamo ad appuntare con degli spillini. Sistemiamo per bene l'interno e la stoffa. Accertatevi che le vostre sagome siano della stessa misura e poi procedete con il cucire.
Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.